In questo video voglio condividere con voi un caso clinico. Si tratta di un ragazzo di 17 anni, affetto da esiti di encefalomielite acuta disseminata su base immunitaria, avvenuta all'età di un anno. È un ragazzo che, diciamo, fino all'età di 16 anni ha vissuto con una deficit di disabilità cognitiva molto importante, e con disabilità motorie minori. Cosa è successo? Che a novembre, quindi a 16 anni già avanzati, ha compiuto 17 anni, i primi del 2020, a novembre succede che compaiono delle crisi epilettiche, crisi coviziali generalizzate con perdita di coscienza e ad una cadenza bisettimanale. Questa cosa ovviamente ha creato notevole angoscia nei genitori, oltre che nel ragazzo, per cui i genitori hanno incominciato a dare a questo paziente del CBD comprato, non di grado farmaceutico, okay? E però hanno chiesto poi una mia consulenza per essere seguiti, per capire come poter dare non solo il CBD, ma eventualmente anche la cannabis. E per cui ho incominciato a seguire questo paziente da metà febbraio, prescrivendo CBD cristallino e una cannabis che contenesse THC e CBD. Ok, vi leggo alcune mail che ci siamo scambiati a cadenza circa mensile. Quindi, vi ho detto, ho preso il paziente in carico metà febbraio, ci risentiamo fine marzo, quindi poco più di un mese di terapia, dove i genitori riferiscono che Leonardo è più calmo, più tranquillo e più attento. Soprattutto si sono ridotte il numero di crisi epilettiche, che prima erano bisettimanali, adesso in un mese ha avuto un'unica crisi epilettica molto più lieve, molto più lieve. Quindi diciamo c'è stato un miglioramento. Un mese dopo ancora, quindi fine di aprile 2020, mi scrivono così: il ragazzo sta facendo passi in avanti nell'apprendere nuove paroline. Sono più di 2 mesi che è molto interessato a volersi esprimere con la voce nel ripetere le canzoni dei suoi cartoni animati preferiti. Quando giochiamo a ripetere queste canzoncine, si sforza di capire le parole che poi ripete anche in frasi. Si aiuta con le mani che mette davanti alla mia bocca, questo è il papà che mi scrive, quando parlo. E mi guarda attentamente e quando non riesce a ripetere quello che dico con l'apertura della pollice e l'indice si porta alla mia bocca per cogliere i particolari dei miei movimenti. L'aspetto comunicativo è dunque migliorato sensibilmente. Per noi questo passo in avanti che ha fatto sembra un miracolo. Il massimo che avevamo ottenuto era una comunicazione con i segni. Non riusciva in alcun modo a fare neanche un piccolo passo con la comunicazione verbale. Le racconto questa storia in quanto per noi è una novità assoluta che solo da un mese si è presentata. Precedentemente abbiamo sempre tentato, ma lui preferiva i suoi giochi stereotipati, tipo fare 4 respiri profondi, trattenere il fiato e far seguire le espirazioni profonde con successivi tre forti colpi di tosse, e poi riprende il ciclo. Ho visto questo atteggiamento stereotipato durante la visita che lui ha ripetuto più volte. Il massimo che riuscivamo a fare era quello di richiamarlo, forzarlo con degli abbracci, cercando di dire o fare qualcosa che rompessero questa stereotipia. Qui siamo fine aprile 2020. 26 maggio 2020. Riscrive, sempre papà. Si prosegue bene, il miglioramento cognitivo-comportamentale continua ad essere significativo. Sa pronunciare in imitazione qualsiasi parola o frase. Tutti i suoni delle lettere e delle sillabe sono ben pronunciate, eccetto quelli in cui è presente la R, con cui fa fatica, ma poi riesce dopo 2 o 3 ripetizioni. È incredibile questo notevole passo in avanti. Nostro figlio è pronto per imparare a parlare. Abbiamo iniziato un programma di verbal behavior in base al quale, quando fa un segno per richiedere qualcosa, la persona che lo segue in quel momento formula la frase apposita corrispondente che deve pronunciare. Quando avrà ripetuto la frase correttamente, faremo corrispondere l'esaudimento alla sua richiesta. Naturalmente, in questo è aiutato, stando attenti a non generare delle frustrazioni. Al momento sembra accettare bene questo cambiamento. Il nostro obiettivo è innescare gli automatismi del parlare,
Abbiamo iniziato da 2 giorni e continuiamo a vedere i primi frutti e tra qualche settimana andremo a cogliere ulteriori frutti. Abbiamo modificato anche quello che riguarda la sua andata a dormire perché hanno anticipato, il ragazzo andava a dormire molto tardi. Adesso hanno messo delle regole ben precise per cercare di recuperare i ritmi circadiani, che è una cosa che noi abbiamo spiegato che è fondamentale il recupero dei ritmi circadiani. Per cui alle 23 al massimo deve addormentarsi, viene accompagnato quindi a letto e per farlo riposare il sonno viene indotto con dei meccanismi. In questo caso lui vede un cartone animato. Che a lui piace, canta la sigla, dopodiché, come fosse una nina nanna, sono dopodiché il ragazzo si addormenta. In questo paziente stiamo utilizzando cannabis, vi ho detto THC CBD 1 a 1 e alti dosaggi di 10 mg per chilo di CBD. Siamo stupefatti anche noi, voglio dire, perché comunque sia è un miglioramento notevole che forse non ci aspettavamo, che ci speravamo di poterlo vedere, speriamo sempre di vedere nei nostri pazienti dei miglioramenti. Ma abbiamo visto che le crisi epilettiche si sono notevolmente ridotte, i suoi aspetti cognitivi e comportamentali stanno migliorando ed è una cosa che noi vediamo spesso, spesso e soprattutto nei pazienti che soffrono anche di autismo, di gravi forme di autismo, cioè il CBD specialmente in queste forme qua è di grande aiuto. Spesso utilizziamo, come in questo caso, anche alcuni dosaggi di THC per cercare di bilanciare. Ho detto in un altro video di come sia importante l'utilizzo del THC, ma soprattutto del CBD, quando ci sono dei problemi di danni sulla barriera ematoencefalica. Immaginate il danno che ci deve essere stato e che probabilmente c'è ancora in un paziente che ha avuto un'encefalomielite acuta disseminata, quindi un danno notevolmente grande. Vi aggiornerò su questo caso clinico, così come anche su altri casi clinici, nei prossimi video.